funzionari del servizio di pulizia dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti senza stipendio da luglio all'interno del nosocomio assemblea con i dipendenti. Per la prima volta i lavoratori a progetto dei call center vedranno tutelati i loro diritti attraverso un contratto collettivo nazionale di riferimento. Conoscere per rappresentare, la SLC organizza una giornata di formazione sindacale sul ruolo delle RSU alla luce dei nuovi accordi. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, protestano i lavoratori del servizio di pulizia e ausiliariato dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, lavoratori che sono rimasti senza stipendio da luglio scorso. All'esterno la protesta, all'interno del nosocomio assemblea con i dipendenti. Sentiamo le motivazioni dal segretario generale della funzione pubblica della CGL di Bari, Domenico Ficco, e a seguire l'intervista ad Antonio Miccoli, segretario Filcams CGL Bari, sulla situazione dei lavoratori della car service. Un'assemblea rivolta ai dipendenti dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti all'interno del nosocomio per spiegare ai lavoratori perché la CGL ha deciso di non firmare l'accordo per la solidarietà sottoscritto da altri sindacati. Qual è la situazione al Miuli? Allora, la situazione dell'ospedale Miuli è una situazione critica, in quanto si trova in uno stato di crisi, ci sono dei debiti, e quindi a fronte di questi debiti è stata avviata una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, per cui un giudice, sulla base di determinate condizioni, garantisce la continuità di questa azienda ed è garante anche nei confronti dei fornitori, che appunto sono creditori nei confronti dell'ospedale Miuli. E in questa situazione una delle condizioni dettate da questa procedura di concordato preventivo è quella appunto di andare a intaccare elementi retributivi del personale del Miuli, e questo è frutto di un accordo che la funzione pubblica CGL non ha siglato, unica sigla sindacale che appunto non ha siglato questo accordo. Abbiamo tenuto un'assemblea in cui abbiamo cercato di spiegare le nostre ragioni a tutti i lavoratori iscritti alla CGL e non, e abbiamo sostanzialmente detto che si può comunque sia accedere a questa procedura di concordato preventivo senza intaccare questi elementi retributivi del personale del Miuli, ma per esempio andando ad incidere sulle consulenze, sulla gestione delle società partecipate e anche su tutte quelle che sono le esternalizzazioni dell'ospedale del Miuli. Noi non siamo d'accordo con l'accordo siglato in regione, e quindi siccome si toccano nel vivo le tasche dei lavoratori, abbiamo chiesto appunto che ci sia un passaggio di democrazia attraverso un referendum rispetto a quell'accordo lì. E fuori dall'ospedale protestano i 148 dipendenti dell'azienda Car Service, che ha in appalto pulizie e ausiliariato, senza stipendio da luglio e preoccupati per l'annunciato avvio della mobilità. Noi stiamo pensando di attivare un tavolo in prefettura per risolvere la questione economica dei lavoratori della Car Service, coinvolgendo tutti gli attori di questa vicenda, a partire dalla dirigenza del Miuli, passando per l'azienda Car Service. La Regione Puglia ha anche lei il titolo a stare a quel tavolo, sia l'assessorato alla sanità che l'assessorato al lavoro, ed inoltre abbiamo già ricevuto piena disponibilità dall'amministrazione comunale di Acquaviva, come anche dell'amministrazione comunale di Bari, e pensiamo di coinvolgere tutti questi soggetti, ivi compreso la task force, per tentare di avere l'accesso alla retribuzione attraverso la committente, quindi direttamente all'ospedale Miuli. Questo perché? Perché c'è un blocco dei pagamenti nei confronti della ditta di Car Service che è intervenuta Equitalia. E quindi adesso siamo veramente in una situazione drammatica. I lavoratori non possono avere i soldi né dall'azienda né dall'ospedale Miuli. L'unica soluzione è avere un accordo di tutte queste parti insieme per ricevere la questione economica. Noi abbiamo ottenuto, attraverso il primo incontro, una procedura di mobilità che riguarda 36 lavoratori, la sospensione della stessa procedura. Onestamente, quando si parla di licenziamento in un contesto così drammatico, per noi è impensabile far licenziare anche una sola persona. Abbiamo chiesto all'azienda di revocare e
ha revocato, come dire, informalmente, su un tavolo istituzionale ha dichiarato che la revocava, però ad oggi ancora non è pervenuta la revoca effettiva, ma soltanto la sospensione della procedura. Quindi siamo ancora molto preoccupati di questa procedura che ha messo in atto la Care Service. Ci auguriamo che in questa settimana e nella prossima settimana il Miulli prenda una decisione seria su questa impresa e decida veramente di dare una svolta alla vita di questi lavoratori. Per la prima volta i lavoratori a progetto dei call center vedranno tutelati i loro diritti attraverso un contratto collettivo nazionale di riferimento. Ci dice tutto nei particolari Gigi Abbucci, segretario generale SLC CGIL Bari. I contratti nei call center, a che punto siamo? Per comprendere meglio il punto in cui siamo arrivati oggi nel settore dei call center, quindi nel settore delle telecomunicazioni, occorre partire dal principio, ossia esattamente dal 2007, quando in realtà la circolare emanata dal ministro Damiano riconosceva senza dubbio come lavoro dipendente la prestazione appunto del lavoro nel call center. Il ministro Damiano all'epoca emanò un'importantissima circolare che andava appunto a individuare l'elemento della subordinazione in quel tipo di attività, e grazie appunto a questa circolare oltre 20.000 addetti in tutto il settore vennero stabilizzati. Fu un'attività incessante dell'organizzazione sindacale, fu un'epoca bellissima che riconobbe dignità lavorativa a molte persone che oggi non sono più individui singoli ma sono famiglie, sono nuclei familiari, quindi sono moglie, marito, figli, case, mutui da pagare, finanziamenti, eccetera. Il nuovo contratto nazionale per i lavoratori a progetto nei call center cosa stabilisce? Il nuovo contratto nazionale per i lavoratori dei call center oggi stabilisce delle conquiste, fissa sicuramente degli elementi positivi per i lavoratori. Noi abbiamo provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo provato in realtà a fare qualcosa anche di rischioso. Abbiamo messo insieme Astel e AssoContact, che rappresentano appunto le aziende per quanto riguarda la parte datoriale, e abbiamo firmato il primo agosto un accordo. Questo accordo fissa che cosa? Fissa un corrispettivo in termini appunto salariale in riferimento al contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni, fissa un diritto di prelazione per questi lavoratori con contratto a progetto, che quindi devono essere per la prima volta censiti all'interno di alcune graduatorie, quindi qui sono lavoratori che noi abbiamo sempre definito fantasma fino a ieri. Oggi possono uscire da questa zona d'ombra, oggi sappiamo chi sono, sappiamo quanti sono, sappiamo che tipologie di contratto, la durata dei loro contratti, e soprattutto possiamo rivendicare per la prima volta nella storia del contratto a progetto una garanzia occupazionale per questi lavoratori. Conoscere per rappresentare. La SLC ha organizzato una giornata di formazione sindacale sul ruolo delle rappresentanze sindacali, la RSU, alla luce dei nuovi accordi. Sentiamo Anna Lepore, segretario CGIL Bari, e Vincenzo Bavaro, professore del diritto del lavoro all'Università di Bari. Le RSU sono rappresentanti sindacali unitari, cioè quelli che vengono eletti all'interno delle aziende dai lavoratori attraverso democratiche elezioni, in cui vengono consultati tutti i lavoratori. Le RSU quindi hanno il ruolo di trattare all'interno dell'azienda le condizioni generali di lavoro di quell'azienda. Con le nuove leggi, con questi nuovi accordi sulla rappresentanza, ovviamente il loro ruolo cambia, nel senso che si approfondisce, diventa ancora più significativo il ruolo che svolgono proprio nella contrattazione generale, e quindi è necessario che abbiano competenze ancora maggiori e insomma un po' fornire gli strumenti sempre più dettagliati per entrare sempre più nel merito del loro ruolo. Professor Bavaro, com'è cambiato il ruolo delle RSU alla luce dei recenti accordi sulla rappresentanza? Beh, è cambiato intanto nella Costituzione, perché ci sono alcune modifiche apportate al protocollo del 31 maggio nella modalità con cui viene costituita la RSU. Penso che la modifica più significativa sia il fatto di aver eliminato la riserva del terzo dei posti dei componenti RSU soltanto alle organizzazioni confederali, e quindi oggi c'è la elezione proporzionale integrale.
C'è una seconda modifica nel suo funzionamento interno, per esempio nel caso, uno di quei casi diciamo poco discussi e che non era stato regolamentato nella disciplina precedente, nell'ipotesi di cambio di casacca di un delegato sindacale. Il delegato sindacale eletto con la lista CGL che passa alla CISL non conserva il suo posto nelle RSU, ma viene sostituito dal primo dei non eletti. Questione su cui si era pronunciata anche la Cassazione spesso, ma questa volta è stata regolamentata. Ma poi c'è un cambio di funzione proprio della RSU, perché oggi, avendo individuato dei criteri per misurare la rappresentatività del sindacato a livello nazionale, questo sistema tiene conto del dato degli iscritti e del dato delle elezioni nelle RSU. Quindi l'elezione della rappresentanza sindacale in ciascuna azienda concorre a misurare il peso rappresentativo di un sindacato ai fini dell'individuazione di qual è il sindacato rappresentativo per la trattativa del rinnovo del contratto nazionale. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che questo settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, Puglia e Basilicata tutti i giorni. Grazie per l'attenzione, arrivederci.